نطنا سمر ببياي جتوت ماي خينا سما كنم دي سو سما خلبي توي كون كون مانجي جوي سما نوبيري نايسا Io avevo un po' paura il primo giorno perché non sapevo cosa aspettarmi, non sapevo chi avevo davanti. Quando le ho viste arrivare mi sono spaventata, pensavo oddio non sono in grado, troppo distanti, troppo lontane. Musica, musica, ritmo. La ricchezza, come sempre in questo tipo di lavoratori, è trovare la diversità. C'erano ragazze di ogni paese dell'Africa, ma anche Afghanistan, Ucraina, Bosnia. Tutte le storie e tutte le donne riuscivano a diventare coro. Stratificazione di tempi e modi e geografie le più disparate, come in una grande matriosca. Tutte queste donne una dentro l'altra in un corpo unico perfetto. Comincia a raccontare. E allora accadeva qualche cosa. Mariama iniziava a cantare in cucina e tutte le andavano dietro. E anche le insegnanti venivano travolte da quel cantare, era proprio un'esplosione di allegria. Oppure un momento di commozione così forte da non poterlo contenere perché Farida aveva raccontato una storia nella sua lingua e tutte però l'avevamo capita in qualche modo. E la forza di quella sofferenza sul nostro palco senza pubblico poteva essere raccontata e superata e poteva farci sentire unite nella lontananza delle nostre provenienze.